Davide Stasino, oggi in mostra con la sua personale Simulacrum. Davide, giovanissimo, già un artista affermato, classe 1978, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Napoli in pittura. Oggi ammiriamo 5 opere di grandi dimensioni e 40 di piccole dimensioni. Poi c'è un video in installazione che dovrebbe essere la sorpresa che formalizza e generalizza il tutto. A Davide chiediamo: follia ed estasi nella figurazione pittorica, c'è una terza via oltre questi due poli opposti? Sì, ci sono milioni di vie. La follia e l'estasi sono i due estremi dell'essere umano. Infatti nell'installazione della sala successiva ci sono apparire dei lavori che rendono in generale tutto il mio percorso di questo progetto. Simulacrum, appunto, immagine, sono questi volti che raccontano l'uomo moderno, contemporaneo, che vive a contatto con uno spazio urbano. Questi due mondi che vivono simultaneamente e costantemente tutti i giorni insieme. Simulacrum è un progetto, sì. Un progetto speriamo anche itinerante, perché una mostra tale dovrebbe girare almeno a livello di capoluogo di provincia. Il progetto da dove nasce? L'idea, la genesi di questo progetto? Vabbè, il progetto nasce dalla vita quotidiana che vivo ogni giorno. Infatti io rappresento molti di personaggi che vedo ogni giorno, da semplice passante ad amico, un conoscente, anche un qualsiasi evento che vedo che succede nella metropoli, che mi colpisce, io cerco di rappresentare questi personaggi, ma non da un punto di vista estetico, ma dalle energie che mi danno, dalle vibrazioni, che io le rendo tangibili nella cavità dell'occhio e della bocca, che per me stanno a significare i punti di connessione con lo spazio esterno. Questi sono punti di energia che vibrano tutti in modo differente, un po' come le corde di violino. Dove finisce la realtà dell'opera e inizia la misticità? Vabbè, principalmente questi sono volti, sono personaggi che sono stati filtrati. Quindi sono volti che a volte affiorano dal mio subconscio, oppure sono volti che vivo la realtà. Questo non si sa ancora bene, è un mistero. Lorenzo Riccardo, il curatore della mostra Simulacrum di Davide Stasino. Chiediamo a Lorenzo, sembra ripercorrere una ostensione. Una ostensione della signore. La personale di Stasino, appunto, non necessita però dell'esame del carbonio 14, perché automaticamente ne attesta l'unicum sia di bellezza che di spessore creativo. Ce ne dici qualcosa in più? Certo, il percorso di Davide può essere considerato un'intera ostensione, sin dalla prima mostra che Davide fatto negli spazi della galleria Franco Riccardo. Con la mostra di sfacimento il corpo umano viene analizzato al di là proprio dell'ostensione. La sindone qui viene forse resa più tangibile dalle sovrapposizioni che poi ci vengono spiegare da Davide, con i colori, con le lacche, con le sue tecniche particolari. La sindone appunto rimanda, come diceva poi Bruno, l'esame del carbone 14, quindi è un qualcosa di passato. Il passato che ripercorre attraverso le tecniche e attraverso gli studi che percorre Davide. La trasposizione di ciò che era a quello che oggi possiamo fruire ed ammirare nella mostra. Quindi ci rifacciamo ad una iconografia classica che ha ripercorso tanti anni per tornare all'obiettivo attuale, cioè la modernità di un'immagine con radici classiche.
Certo. La figurazione in particolare, l'arte del ritrarre è una cosa antica, come antico il mondo. Ritratti che però non si fermano a rappresentare l'uguaglianza tra quello che viene ritratto e il prodotto finale del ritratto, anzi vanno oltre, come Davide diceva nella prima intervista, i cerchi che noi vediamo all'interno delle sue opere rappresentano dei punti di energia che sono trasmissioni che intervengono tra l'artista e la materia che viene ritratta. Quindi questo è importante, significa che è stato valicato il semplice ritratto di come esposizione di tecnica artistica. Ecco, la mia bravura nel ritrarre è talmente tale che sembra una fotografia, invece no. Quindi noi non parliamo di iperrealismo o di... Questa è una nuova figurazione molto complessa, molto che va al di là del semplice ritratto, della semplice figura. Parlavamo di sindone, quasi a calare sulla tela un candido lenzuolo di lino bianco. Ecco che la trasfigurazione di ciò che era diventa una realtà attuale. Ce ne parli? Beh, la pace e la serenità che trasmette questo quadro per me è un qualcosa di particolare, lo dicevo a Davide come lo dico tuttora. La sindone, ecco, forse è un po' troppo calcato come affermazione, però diciamo che è una figurazione che va al di là di tutto quello che abbiamo detto, cioè la figura che non tende a tornare all'origine, ma a superarla. Quindi l'oltre inteso in che modo? L'oltre inteso al di là della tela, cioè una figurazione che vuole valicare la tela, non più ostenderla, ma valicarla. Tecnicamente, spieghiamo un po' la tecnica dell'opera di Davide. La tecnica dell'opera di Davide penso che nessuno la può descrivere meglio dell'artista. Lui utilizza svariate tecniche con svariati supporti. In particolare questi che noi vediamo sono su carta, quelli dorati sono su tela, ma non usa la tecnica, non c'è la tecnica dell'artista, ma c'è un insieme di tecniche e di sperimentazioni attraverso l'artista. Tu in quanto curatore mi dovresti dire la cifra di questi artisti? Beh, a questa domanda vorrei far rispondere mio padre, Franco Riccardi. Prego, Franco. La domanda della cifra, sembra soltanto un termine in economia, cifra il prezzo, cifra quello che si dà a un peso, a una misura. Un'opera d'arte si misura, ma si misura in maniera totalmente diversa da tutte le unità di misura che si possono conoscere. E la levatura di Davide Stasino è una levatura, come dire, veramente incalcolabile, perché è ancora giovane di età, nel senso generazionale, senza la grafica del termine, ma ha raggiunto una maturità tecnica e anche estetica veramente a un livello molto alto. Farei soltanto un passaggio per un paragone, dove anche lui si trova spesso a combattere con se stesso per determinare la chiusura di un'opera, di un quadro, esso piccolo o grande. Questo è molto importante. Francis Bacon ci mise 3 anni per consegnare un quadro, per consegnare il famoso quadro al cardinale, ci mise 3 anni. In 3 anni potete immaginare quante opere ha fatto, ma non l'ha mai consegnata perché non aveva mai la cifra giusta, cioè quella estetica da dare. Possiamo fare un passo ancora più indietro, come di un paio di secoli, qualcuno in più. Francisco Goya diventò uno dei maggiori ritrattisti del potere spagnolo della sua epoca, e addirittura molti committenti gli lasciavano l'opera a tempo, perché lui non dipingeva direttamente la fotografia, lui dipingeva l'anima del personaggio, e nessuno se ne riusciva. E tutti i personaggi che lui ha dipinto in quel periodo, in particolare i cardinali, si sono riconosciuti un secolo dopo, questi ritratti fanno parte del patrimonio mondiale, perché lui coglieva l'anima di questi individui. Ritorno a Davide, che essendo giovane e viene da una scuola di pittura molto importante, quella napoletana,
Davide è uno che riesce ad ottenere dei risultati estetici, così come dicevate poco prima, sembra una sindrome, si può vedere sotto altri aspetti, ma riesce ad ottenere un risultato di qualità estetica che in pittura lo possiamo soltanto come riferimento riportare ai grandi pittori dell'Ottocento della Novità, come Concini o come qualcun altro che si è dedicato più al paesaggio, ma Mancini perché era un ritrattista molto molto importante. Cosa c'è oltre l'accademico in Davide? C'è un senso di anti-accademia molto forte, perché è riuscito a lasciarsi dietro tutto quello che è la didattica accademica. Ovviamente l'accademia è anti-accademica, vuol dire frequentarla, e quindi lui è riuscito a essere, riesce ad essere anti-accademico proprio perché questo soggetto che lui sceglie non è descrittivo, e quindi è sempre misterioso. Lui è sempre un soggetto che ognuno può elevare alla propria dimensione. Questo sì che viene dalla cultura sua e non certamente dalla cultura di Napoli, perché è ancora ferma alla descrizione del soggetto stesso. Grazie a Franco Riccardo.